A partire quantomeno dal Concilio Vaticano II, è stato compreso che la Chiesa cattolica è il popolo di Dio, in cui tutti hanno uguale dignità e libertà e sono figli di Dio in un unico battesimo, nel nome di Gesù. In questa visione teologica del mondo, concepire le persone con disabilità come individui privilegiati o di serie B. Per effetto della presenza o assenza di peccato non rimosso dal battesimo e senza possibilità di scelta da parte delle persone stesse, non ha alcun senso. Per quale motivo, allora, dovremmo essere battezzati se questo non fa alcuna differenza per la nostra vita? La negazione di questa comune e uguale umanità, che sottende alla visione della menomazione come peccato o benedizione, genera una certa confusione nel considerare il significato di grazia. Secondo la Chiesa, la grazia si basa sulla natura, vale a dire che la grazia di Dio, la presenza del divino nella nostra vita, ci raggiunge laddove siamo e opera sulla bontà con cui Dio ci ha creati, agendo su di noi, sulle nostre doti naturali, limiti, qualità e talenti. Una fragile archivista di talento, ma introversa, non diverrà mai, per esempio, per infusione della grazia, un apesista e un trascinante conferenziere. Dio ci ha creati buoni, donandoci una bontà che necessita di incoraggiamento e nutrimento, ma noi siamo in grado di operare scelte sbagliate e decisioni controproducenti, vale a dire peccare. Dio ci ha donato a Se stesso, la grazia per redimerci e porre rimedio ai nostri errori, riportandoci allo stato di creazione che Dio ha sempre inteso per noi. Perciò la grazia di Dio potrebbe rendere la nostra archivista immaginaria meno egoista e più accogliente verso le persone che la circondano, permettendole, se non incoraggiandola, di mantenere e sviluppare. I doni e i talenti che la rendono particolarmente capace nel suo lavoro al servizio di Dio. Le teorie errate sulla grazia di cui stiamo trattando non riconoscono questo suo operare sulla natura. Una visione della grazia applicata alla fine dei tempi alla disabilità come teoria del peccato originale o aggiunta già in partenza quale teoria del santo sofferente confina la persona alla propria disabilità, sottraendole la capacità di vivere da protagonista. Justin Glynn, in a sua immagine, figli di Dio con disabilità.